andiamo col portamonete pieno, ci ritroviamo vuote e non abbiamo comperato niente. Biscotti, la pasta, il latte, ma tutto, tutto, tutto. Non c'è una cosa che non è aumentata, ma è aumentata di tanto. Anche 50-60% alcuni prodotti sono aumentati. Anche, anche il pane abbastanza è aumentato. In alcune città il pane è arrivato a 7-8 euro, in altre a 4. Perché si deve succedere questo? E non mi vengono a dire che è un problema di pane o di qualità. Hanno sempre dato colpa alla farina, ai trasporti, la benzina ha delle colpe fino a un certo punto, perché poi tra l'altro la benzina scende ma non cambia nulla. Ci vorrebbe qualcuno che controllasse, che calmierasse questa cosa qua. Non fanno niente per calmierare la cosa, quindi se ne fregano altamente di tutti i lavoratori, pensionati e quelli che vanno a fare la spesa. Ma che cosa stanno cercando? Ci prendono in giro. Loro dicono che hanno avuto una bella botta col Covid, però poi è solo speculazione. Speculazione, noi speriamo. Sì, sì. Soprattutto negli ultimi mesi c'è stato un aumento molto significativo, proprio a livello di mercati generali, non dipende sicuramente da noi la cosa. E logicamente il cliente finale è poi quello che ne patisce di più di tutti. Il pensionato non ci salviamo più. L'aumento della pensione è bassissimo rispetto agli aumenti che ci sono esternamente, quindi non ci salviamo per quello, almeno noi. Per un pensionato cosa significa? Sacrifici. Non ho mai cercato di spendere, non vado mai a prendere il caffè, non vado mai al bar. A volte non compro niente perché io, porca miseria, 4 euro sono 8.000 lire, e allora non compro niente, non lo compro. In questa situazione per me è più grave di quella tra la lira e l'euro, perché poi non torneranno più indietro, non diminuiranno più i prezzi. Sicuramente non torneremo ai prezzi di un anno o due fa, questo è poco ma sicuro, almeno dall'aria che sta tirando sicuramente no. I prezzi ritorneranno ad abbassarsi o no? Secondo me no, perché quando c'è un'inflazione salgono in fretta, ma scendere raramente scendono. Si assestano per un po' di tempo, poi aspettano la prossima inflazione per risalire.